oltre un mese di vino a Padova. Cosa succede in fiera? Allora, questa grande iniziativa di Wine in the City inizia ufficialmente questo weekend e si concretizzerà poi a partire dal weekend di Tutti in Fiera, quindi all'inizio di novembre. È una manifestazione che coinvolge diverse attività, quindi di ristorazione, enoteche ed osterie della città, con una serie di appuntamenti già pianificati. Sono oltre 40 gli appuntamenti che si svolgeranno nell'arco di tutto il mese, per concludersi poi con la manifestazione B2B, quindi di operatori del settore, che si chiama Tecnobar in Food, a fine novembre. Ecco, quali gli appuntamenti più importanti assolutamente da non perdere? Ma c'è un calendario veramente fitto di degustazioni, di anticipazioni delle principali osterie della città, e su gustarepadova.it ci saranno tutte le indicazioni relative a questo, ma anche sul nostro sito Padova Fiere troverete tutte le indicazioni, dove di volta in volta ci saranno delle particolarità da degustare, quindi un vino dei Colli, un piatto in abbinata con un vino selezionato, la presentazione di un libro, la degustazione di bollicine e magari anche con lo slow smoking, diciamo così, all'interno del Pedrocchi. Vuole essere una bella iniziativa di collegamento con la città, quindi la fiera che esce in città e la città che entra in fiera, quindi un percorso di 40 giorni per accompagnare anche la degustazione di diverse iniziative, diversi vini, di diversi cibi.